con il racconto biblico, quando Dio ha creato tutto il giardino. Il giardino era muto, era insignificante, le cose erano anonime. Ci è voluto l'uomo per dare nome a tutte le cose. Quindi quando Dio ha creato Adamo, l'ha condotto nel giardino e le cose si sono chiamate, hanno ricevuto un nome, quindi pane, quindi acqua, quindi cielo, quindi sole. Ecco, le parole hanno fatto sì che le cose potessero parlare, potessero esprimersi. Quindi l'uomo ha trasformato le cose in parole. Parole vuol dire anche messaggi, vuol dire che dicono qualcosa a chi le vede, a chi le ascolta. Questo dunque è stato l'inizio della storia umana, dare nome alle parole, dare nome alle cose. E questo ha fatto sì che le cose possano essere parole, messaggi. E quindi il cibo, il pane, l'acqua, il tavolo, la casa, non sono solo etichette per denominare degli oggetti, per sapere di che cosa si parlano, ma parlano suscitando emozioni. Parlano comunicando attenzioni o indifferenza. Ecco, le cose diventano un messaggio, per cui un luogo come un refettorio, non è un luogo dove si accumulano delle cose, ma dove si dice a chi ha fame: c'è un pane per te, c'è una pasta, c'è un calore, c'è un'accoglienza. Ecco, quindi questa è l'arte dell'uomo, no? Di far sì che le cose diventino un messaggio e anche in un certo senso un appello, cioè chiamano alla responsabilità, chiamano a essere in relazione, non solo a ricevere, ma anche a dare, non solo ad ascoltare, ma anche a dire. Questo percorso fa sì che si possa anche arrivare alla poesia, cioè la poesia è quel modo di scrivere, di parlare, che più che descrivere delle cose, che comunicare degli oggetti, che dare nome alla realtà, diventa una comunione spirituale, cioè il poeta chiamando le cose per nome, mettendole in una comunicazione poetica, comunica di sé, anche se parla del pane, anche se parla dell'acqua, ma parla di sé e si crea quella che possiamo chiamare una comunione spirituale. La poesia è il modo più alto con cui si dà nome alle cose, perché non è solo una denominazione, ma è una condivisione, una comunicazione. Però, ecco, nella storia umana è successo che le parole, invece che aiutare a intendersi, a capirsi, a fare una comunione spirituale, sono diventato anche il principio di Babilonia, cioè della confusione, delle parole usate per ferire invece che per creare comunione. Ecco, quindi la parola, con tutta la sua potenza, ha rivelato il suo limite. E allora per questo io mi immagino c'è bisogno dell'arte. Ecco, l'arte, come la pittura, come la musica, sono quel cercare di comunicare che vada oltre Babilonia, cioè che vada oltre la confusione, e quindi l'immagine diventa una comunicazione
che tutti possono intendere. La musica diventa un linguaggio per cui tutti possono emozionarsi. È perciò che io ringrazio di questo momento così semplice, in cui abbiamo davanti solo un'opera, però abbiamo la presenza di colui che l'ha fatta, perché ci aiuta a vivere anche questa settimana in cui il cibo è al centro dell'attenzione, con tutte le varie legittime specializzazioni che sono state citate, quindi dall'aspetto scientifico all'aspetto commerciale all'aspetto solidale, ecco queste tre dimensioni, anche altre che sono collegate con la settimana, però ecco, rappresentano questa presenza dell'artista, quel bisogno di continuare quell'opera di umanizzazione della creazione, che la fa diventare un messaggio comunicabile a tutti. E tuttavia in questa opera così espressiva, così significativa, ecco che c'è dentro la memoria di un dramma, cioè quello che viene comunicato da quest'opera è una fame segnata dal sangue, è una povertà che diventa un grido. Quindi questa immagine è impressionante, perché dice come il nutrirsi, vi spiegava prima l'artista, il nutrirsi può diventare anche morire. Cioè uno che corre lì per prendere il pane, ecco che i cecchini possono farne bersaglio. E questo dramma dice insomma che la storia umana è una storia di poesia e di sangue, di bellezza e di distruzione. Perciò io penso che da questo nostro trovarci qui, in questo luogo, che ha interpretato in un certo modo il bisogno di alimentazione di categorie svantaggiate che sono presenti in città, ecco, trovarci qui, in questo luogo, per questo evento, non diventa una specie di comunicazione per dare rilievo a un evento, ma mi sembra che diventi una chiamata alla responsabilità. Noi tutti che siamo qui sentiamo che non possiamo dire: beh, abbiamo visto un artista che non conoscevamo, bello, interessante, andremo a vedere magari anche qualche altro quadro. No, abbiamo ricevuto un invito a dire quale tipo di storia vuoi scrivere, come vuoi parlare alla gente che ti sta intorno, come vuoi interpretare il creato in cui sei immerso, sapendo che appunto lo spreco è come una ferita nella destinazione universale del creato, così come l'accumulo è un furto quando sottrae ad altri quello di cui hanno bisogno, così come il ricatto è un'offesa per il contesto della destinazione universale dei beni. Quindi quel modo che abbiamo di dire: ti do da mangiare se però la pensi come me, ti do da mangiare se però ti iscrivi al mio stesso partito, ti do il lavoro se però ti pieghi alle leggi che io ho deciso. Ecco, questa forma di prevaricazione noi non possiamo ammetterla. Noi credo che siamo chiamati da questo evento, da questo nostro trovarci qui senza particolari clamori, però ecco, sentiamo che ne ricaviamo un appello alla responsabilità. Perciò, se io posso concludere, direi così: ecco, andate in giro, tornate al vostro lavoro, alle vostre case, e fate questi tre passaggi che un po' sinteticamente io ho descritto. Date un nome a ciò che vedete, non vivete con indifferenza. La città, le persone si aspettano di essere nominate per diventare messaggi. Date un nome.
E il secondo passaggio però è dire, beh, scrivete delle poesie, cioè fate in modo che la comunicazione non sia un ordine di servizio, non si riduca alla banalità utilitaristica, non si perda nelle chiacchiere dispersive. Scrivete poesie, cioè comunicate qualcosa di voi che meriti di essere raccolto come un invito alla comunione spirituale. La città non cresce perché abbiamo degli interessi in comune, o non solo per quello, cresce perché noi impariamo a parlarci in modo che la comunicazione ci renda migliori. Quindi scrivete poesie. E poi direi, ecco, lasciatevi trafiggere il cuore dall'arte, almeno da questa arte che dice di un dramma determinato nel luogo e nel tempo e tuttavia di valore universale, perché questa è l'arte, non parla solo di Sarajevo, non parla solo di anni passati, parla della possibilità che l'alimentare sia bagnato dal sangue. E perciò lasciatevi trafiggere il cuore per imparare a seminare pace, a distribuire una speranza all'umanità. Perciò io ringrazio l'artista, ringrazio anche tutta l'organizzazione del comune, il signor sindaco e l'assessore per la loro presenza qui, per l'evento a cui diamo inizio e perché credo ci sentiamo alleati in questa impresa di dare un nome alle cose, di scrivere poesie e di riportare dentro di noi le ferite per tutto ciò che ferisce l'umanità.